Hey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andranik 91 in questo nuovo episodio di Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013. Oggi iniziamo finalmente le nuove partite, partite inedite che non c'erano su Inazuma Eleven Strikers, il primo. Anche se però in questo Strikers abbiamo visto delle partite inedite e dovremmo vederne ancora altre inedite, tipo contro i piccoli giganti. Però abbiamo già visto tipo contro l'Italia, insomma partite davvero davvero interessanti. Oggi iniziamo il percorso inedito, quello di Inazuma Eleven Go. E iniziamo subito con la selezione, se non sbaglio. I rivoluzionari dovrebbero chiamarsi? Kagome Sanbatsu, ok allora. Livello 4, wow, iniziamo subito tostissimi. Acci picchia. Proviamoci così, dovrei farcela in teoria. Può anche darsi di no. Non è mica detto. Holy Road Stadium. Praticamente Holy Road sarebbe il cammino imperiale. Vediamo quanto sono validi. Sicuramente dovrò segnare con tiri combinati. Loro mi prendono perché è giusto così, ovviamente. No, dai, quello era impossibile. Come ho fatto a evitarlo? Da davanti gli venivo. Eccolo, va, vedi, così. Allora? Vabbè, tanto non ha ancora il tiro pronto. Invece il portiere è già carico. Oppla. Paolo? Ok, è pronto Riccardo, è pronto. Eccolo, vai, subito, con lo spirito guerriero. Allora forse è un gol sicuro, se il portiere sempre non abbia uno spirito guerriero. E noi lo potenziamo allora, massimo della potenza. Ce l'ha. E vai allora, vai così. Perfetto. Mamma mia, oh, calmati. Fatti impressione, piccolissimo. Che è, dragone sorgente? In nome giapponese, non in nome tradotto in italiano dal gioco, sia chiaro. Non ne sono del tutto sicuro, perché è partito. Non glielo... No, non mi dica che non glielo... No... Ma porca miseria, porca di quella miseria. Non gli ho messo grande caos. Ok. Allora, prossimo fallo, prossima cosa che succede, tipo, anche un gol potrebbe essere, perché no? Si interrompe il gioco e gli metto grande caos ad Afrodi, che non gliel'ho dato. Che poi non so perché uno nei commenti mi ha scritto il nome di Afrodi completo è Byron Love. Quindi... Non lo so, la gente mi scrive commenti a caso. Bella, bella Peabody. Mi scrive cose che poi comunque si dico anche nel video, quindi... Boh. La cosa buona comunque sia è che commentando c'è più visibilità al video. Solo quello, la cosa buona. Non è che a me dà fastidio che uno commenta in un certo modo, mi dà fastidio il fatto che... scrivano commenti con cose che ho detto nel video. Perché vuol dire che il video non lo guardi? È inutile che tu scrivi una cosa che dico nel video. Vai, doppio tocco, doppio tocco, doppio tocco. Che miseria. Proiettile d'aria. Letteralmente. No, no. Vai, grande, grande cap. Non ti azzardare. Bene.
Oh, non si azzardano, però. Quando. Contro le parte Gabi sarà OP pure qua. Per questo non voglio toglierlo, perché comunque sia pare che sia. Se l'è allungata e non me l'ha passata. Io avevo premuto passaggio, ma il giocatore evidentemente se l'è allungata. Oppla. Vedi, faccio anche, do anche spettacolo. Bakaseru. Go to hell. Oh, che belle queste partite così. Più, non dico giocate, ma. Ah, cavolo. Ah, lui faceva parte della squadra di Axel? Che allenava Axel? Alcuni sicuramente. Oh mio Dio, perché non ho. Non me lo fermava. Non mi fido di quello, non mi piace. Tanto sta carico, non consumo punti. Vai, vai Peabody. La mano dello spirito che para tutto. E vabbè, per forza. Perché Makasete? No, questo fa il tiro. Dov'è? Ma dov'è? No, questo fa il... Mannaggia. Ah, cacchierola. Devo consumarli qua i punti, sì, devo assolutamente consumarli. Era molto vicino, quel tiro è un tiro lungo. Scoccata di balista, è un tiro lungo. Quindi da lì vicino poteva fare davvero davvero gol. Se non parava al massimo della potenza. Perfetto, questo è un gol sicuro. Amodo. Potenziamo, potenziamo. Vai, rovesciata micidiale. Paga questo, para. Ho detto paga? Ho detto paga. Paga questo, paga questo. Invece di reparo ho detto paga. Vabbè, tanto. Konoteruka. Eccola, va. Non gliel'avevo messa. Chaos Bureiku. Vedete, non è tanto forte. Sì, ha controllo e difesa. Però, il tiro... Beh, sì, posso potenziarglielo fino al rango A, mi sembra. Però... Ecco, non iniziamo subito col faccio rubaparla, perché sinceramente... Se iniziamo così, iniziamo proprio male, ragazzi. Vabbè, e allora mi fate incavolare pure voi, non lo so. Perfetto, proprio... Proprio preciso. Ok, senza spirito. Gol allora. È andata molto bene. Ho fatto bene ad attivare lo spirito. E ce l'ho più carico del loro. Esci lo spirito, il furore. Oggi i nomi, niente. Di loro mi interessa un attaccante. A parte Sol Daystar, che penso che lo prenderò sicuramente. È Sol Daystar, non è che... Ottimo, ottimo, ottimo. Oh mio Dio, che paura. Paolo? Controllavo Riccardo, ma tanto... Ma chi lo batte scudo barbarico, dai? Chi lo batte? Il difensore era allora. Ah. Allora no. Vorrei rimpiazzare, a dire il vero. No, rimpiazzare, però vedere con chi altro può fare il grande caos a Frodi. E magari mettere punto quegli attaccanti. Sono sicuramente attaccanti o centrocampisti come lui.
Devo vedere con chi lo fa però. Se lo fa con giocatori che vedo che possono essere utili, allora li metto al posto di Beacons e Whitingale, perché ragazzi... No, no, no. Già volevo mettere Sean Frost perché ha sia una mossa offensiva, tempesta... No, richiamo del lupo, sia una mossa offensiva per rubare palla. È molto utile come giocatore. E infatti sul primo Strikers che ho portato sul canale mi dava molte soddisfazioni. Proviamoci dalla distanza, dai. Perché avvicinarsi così è difficile. Avvicinarsi così è davvero difficile, quindi... Neanche ci provavo, era uguale. Vabbè, allora. Con lo spirito ci va. Buono, buono, buono! Divine Arrow. Freccia divina. Buonissimo! Ok. E questo tira, ti pareva? Ok. Apriamo l'acrobatica. Andiamo al massimo della potenza, non si sa mai. Ando. Non ci serviva. Però se faceva gol. Ah, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ah, però gol. Livello 4. Loro. A questo punto posso anche sconfiggere i piccoli giganti. Meglio così, a posto. Ora che l'ha disattivato. Mannaggia. Che sta facendo lì? Perché si piegava? Cos'era? Vabbè. Fa nulla. Si piegava, che ne so. Che mi significa? Oh yes, baby. E allora siete cattivi proprio voi. Era un po' difficile quella, eh. Yeah. Vento Galiano. È forte, eh. Eccola! Maestro! Amonix! No, non la potenzio! Oh sì! Di due! Nel caso lui... Ah, ok, non lo fa! Però, se già da questa partita iniziano a usare gli spiriti guerrieri per difendere la porta... Mi sa che potremo davvero assistere... Ha delle belle sfide tra spiriti guerrieri, tra armature e quant'altro concerne il mondo di Go. Eccolo, va! Eccolo! Taiyoshin Apollo.
dio del sole Apollo. Mamma mia. Questo è gol sicuro. Anche sto in burning. Va bene allora. Vorrei dire che useremo i portieri. Vorrei dire che useremo portieri che hanno lo spirito guerriero. È giunto il momento, Nessuno? Davvero? Ma che cazzo. Oh, attenzione però, Stoutberg si è portato inutilmente avanti. Se non conclude. No, non volevo fare questo. Però tiro. C'era quello dietro che voleva punzecchiarmi. Allora io. Arrangiati, amico. Io tiro. Però c'è questo che mi blocca il tiro. E Yabaritto. Che poi si pronuncia Bullet. Baletto non esiste. Ballet è balletto. Danza classica praticamente sarebbe in realtà. Muda. Go to R. Quindi vai all'R, vai. Vai all'R. Ah. Però pure tu. Eccola, è finita con un bellissimo 8-0. Sarà ora di prendere un portiere con lo spirito guerriero? Sì. È giunta l'ora. Eccola qua, completata. Ottimo. Posso reclutare i loro giocatori. Vediamo un po'. Afurodi, che mi dai? Speed, ok, per la velocità. Sì. Posso scegliere Afrodi nel team del manager. Oh! Ah, ok, devo sconfiggerla per reclutarlo. Devo sconfiggerla, signor Scott, signor Banyan. O Banyan. Come vuole. Mi chiedo se qualcuno abbia mai fatto più di 29. O sia arrivato almeno a 30 in questo minigioco, perché è palloso. Bene, quindi abbiamo Scott Banyan adulto. Kogure dovrebbe essere, se non sbaglio. Attenzione però qua, che abbiamo? Ah, lui che fa parte del Team Zero? È il Team Zero quello che c'ha la striscia... Sì, è lui. Sì, fa parte del Team Zero. E affrontiamolo, così possiamo reclutarlo. Però reclutare lui da... Boh. Non so quanto possa rivelarsi utile. È alquanto disturbante quel personaggio, Quindi tu di quale utilità mi sei? Gojio. Anche questo? Oddio, questo quanto lo odio, sto minigioco. Questo, se non sbaglio, serve a cementare... No, a fare il risveglio? È il modo migliore per fare il risveglio? E ora... Ci sarebbe contro i Dragon Link? No, contro... Contro il quinto settore, no. Certo,
Apollo. A me il fuoco, l'elemento fuoco fa impazzire, nonostante io preferisca il clima glaciale. Ah, è un po' difficile perché lui lo spirito guerriero ce l'ha ed è anche bello tosto. E beh, io sapete che faccio? Prendo lui, dai. Voglio andare, voglio giocare con lui. Su te potremmo anche tornarci, eh? Non si sa mai. Questi qua, cosa hanno? Di speciale ce l'hanno, a dire il vero, eh? Cos'è questo? Cos'è? Ah, tiro, praticamente dovrebbe essere tiro elementale. Non so, destroy. Praticamente tiro distruggi terra, una cosa del genere. Distruggi elementi, perché ci sono vento, foresta, fuoco, montagna, destroyer. Quindi dovrebbe essere il suo tiro più forte. Lui pure. Oddio, più di tanto non può potenziarsi, però la difesa può arrivare a dei bei livelli. E anche Scott Banyan. Accidenti. Che tecniche ha? Ah, Senpujin. Beh, solo Senpujin. Oddio. Potrebbe essere. Potrebbe anche tornarmi utile. Può farlo anche con Partinus. Al posto di Torch. Però no. Mi conviene prendere Partinus? Bene, Cuggio, per questo video è tutto. Ditemi voi se conviene fare Grande Caos con Torch e Gazelle o con Partinus e Gazelle. Perché tra i nomi c'era per forza Gazelle e c'erano Partinus e Torch e sotto Gazelle. Quindi Gazelle è per forza uno di quelli necessari per fare questo tiro. Però a quanto pare anche Partinus può farlo. Quindi fatemi sapere se ne vale la pena. Vi ricordo che in descrizione trovate anche i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!